Oh, gente, amici di Facebook, torniamo qui su Incauto Acquisto, parliamo ancora una volta di borse e zaini, in particolare in questo video di borse, anzi di una borsa, la borsa che mi porterò a Gamescom la prossima settimana. Parto lunedì, Gamescom inizia martedì, mercoledì, non mi ricordo neanche più, dura 4 giorni, andrò il giorno prima dell'inizio e il giorno dedicato alla stampa, che sono i giorni che mi interessavano di più, perché ci sono insomma un po' di conferenze pre-fiera come solito, conferenze o showcase più che altro a Gamescom, e poi il primo giorno, che è quello migliore perché è riservato diciamo agli addetti ai lavori, quindi c'è meno casino e potrò far vedere meglio la fiera e parlarne meglio senza il mega delirio che poi si scatena nei giorni aperti al pubblico, che veramente sono incredibili e sono da vedere. Comunque se vi piace il genere, Gamescom è sicuramente la fiera che fa più affluenza tra quelle dedicate ai videogames, è a Colonia in Germania, ed è veramente un evento molto interessante da quel punto di vista. Dal punto di vista delle news legate ai videogames, degli annunci eccetera, insomma soffre un po' il fatto che esiste l'E3 di Los Angeles, che è anche un paio di mesi prima, e quindi solitamente insomma è il posto in cui vengono annunciati tutti quanti i giochi. Fatto sta che andrò a Gamescom anche quest'anno e per la prima volta direi sì porterò una borsa invece che uno zaino. Perché una borsa e non uno zaino? Zaino cui io sono solitamente tanto affezionato e su cui ho fatto tantissimi video sul canale. Beh, le borse hanno diversi punti di vantaggio rispetto agli zaini. Sono più facilmente accessibili, hanno, perché semplicemente hanno un'apertura verso l'alto con una cerniera e uno spazio di apertura verso l'interno molto più ampio rispetto al classico zaino, perché sono qui di fianco in vita e non dietro nella schiena, quindi per togliere qualcosa semplicemente dalla borsa è più facile che toglierla dallo zaino, che bisogna togliersela ogni volta, perché soprattutto durante l'estate sono generalmente più comode, perché non ti fanno schiumare la schiena, no? Non ti fanno sudare, insomma, a meno che ovviamente non si debba camminare e portare queste borse o zaino per tanto tempo, dove ovviamente gli zaini sono più comodi perché avendo due tracolle riescono a dividere il peso meglio insomma sulla schiena e sul vostro corpo. Fatto sta che le borse solitamente sono molto molto comode, e quella che vi mostro oggi è particolarmente comoda e credo vi piacerà molto, perché ha diverse particolarità proprio legate sia all'antintrusione, no? Quindi il poterla legare da qualche parte, avere cerniere sicure, avere addirittura tutto quanto il tessuto con cui è fatta, vedremo, è veramente molto particolare e antintrusione, è fatta apposta o comunque pensata per contenere tecnologia, per cui vedremo che ha diverse tasche insomma studiate proprio per portatile, per tablet eccetera eccetera, e ha delle soluzioni secondo me molto molto interessanti. Ne è stata fatta ora una variante che l'ha resa leggermente più economica, e nonostante mantenga le feature principali della versione originale, e ora su Amazon si trova a un prezzo secondo me molto interessante, per cui l'ho acquistata un paio di settimane fa e come vi dicevo la porterò a Gamescom il prossimo lunedì e la prossima settimana. Allora, bando alle ciance, andiamo a vedere insieme questa borsa, com'è fatta, cosa c'è dentro, come la utilizzerò, quanto costa, dove trovarla eccetera. Via! Allora, eccola qua, si chiama PackSafe InstaSafe Z400 è diciamo che è il codice con cui la trovate più facilmente, perché di PackSafe si chiamano tutti quanti InstaSafe. Tra i vari cartellini appesi, questo credo che sia il più significativo, Anti-Theft Travel Gear, è proprio insomma il motto di PackSafe, quindi insomma tutte quante borse e zaini pieni di feature, particolarità dedicate all'antintrusione. E adesso vi faccio vedere quali figate contiene questa borsa. Guardiamo qui insieme proprio al volo: InstaSafe Brief Porta Documenti, chiaramente, che è questa borsa qui, e poi all'interno ExoMesh, che è veramente una roba assurda, cioè praticamente tutta quanta la parte esterna della borsa, il tessuto, all'interno del tessuto c'è una rete, spero che si veda qua, una rete interna in acciaio che veramente si nota
cioè non si nota esternamente, ma se toccate la potete sentire, ma non si vede, che serve a non far entrare il classico ladro con un coltello, perché il modo più semplice ovviamente di aprire una borsa non è né rompere la cerniera né fare tanti giri attorno, insomma, ai diversi meccanismi di apertura, ma semplicemente prendere un coltello, aprire, ecco fatto, no? Con questa borsa non si può, perché ha al suo interno tutta quanta una rete appunto in acciaio che non è, insomma, tagliabile da un semplice coltello. E poi all'interno vedremo ha una tasca RFID per passaporto, carte di credito, eccetera, un portafoglio in generale, molto comoda. La tracolla ha al suo interno altri due cavi di acciaio e quindi è utilizzabile per legare la borsa, per esempio, a un palo o a un qualcosa in maniera sicura. Le zip si possono chiudere tra loro magneticamente e poi essere chiuse su un meccanismo dedicato qui a lato. Qui non lo dice, ma anche la zip frontale ha un altro meccanismo molto interessante contro i ladri. Questo meccanismo qua laterale si chiama Robar Deluxe Locking System, in tedesco qui, ecco perché è così strano. E qui si vede meglio, eccola qua, praticamente vi mostra come le due cerniere si attaccano tra loro magneticamente e poi possono essere infilate qui dentro a questo meccanismo di chiusura. 5 anni di garanzia, la trovate su packsafe.com oppure spero anche su Amazon. Io l'ho comprata, ne rimanevano due, in questo momento ce n'è una disponibile, probabilmente quando cliccherete non sarà più disponibile neanche quella, spero che torni disponibile. I prezzi sono molto variabili, variano tra i 110 più o meno, io l'ho pagata 115, ai 180, quindi sono veramente molto molto variabili, perché è una borsa importata dagli Stati Uniti e non credo che ci sia ancora un importatore europeo, per cui bisogna sempre affidarsi al famoso grey market, no? Che insomma importa le cose e poi le rivende a prezzi molto diversi tra loro. Fatto sta che questa borsa è una figata e ve la voglio mostrare lo stesso, anche se non sarà facile per voi procurarvela. Allora, in questo momento la tracolla è nascosta, dopo vi faccio vedere anche come. Altra cosa che mi piace molto di questa borsa, perché diciamo che per l'uso, diciamo così, casual, va benissimo anche avere unicamente queste per portarle in giro, no? Il classico trasporto casa, macchina, macchina ufficio, ufficio, macchina, macchina, casa, insomma basta veramente portare in giro così non avete la tracolla che vi va da tutte quante le parti. Tutto l'esterno è in questo tessuto stranissimo e molto bello, secondo me, così grigio, vedete? È molto bello e tra l'altro molto resistente, da quanto ho capito. Io chiaramente ce l'ho da una settimana, per cui non posso ancora testimoniare la sua resistenza, ma proprio toccandolo si capisce che è, insomma, è un tessuto di qualità. All'interno c'è questa ExoMesh, insomma questa rete in metallo, dovete immaginarvela, non ho modo di farvela vedere, questa rete in metallo che appunto protegge la borsa da tagli di eventuali ladri. Sulla parte frontale c'è questa bella cerniera, le cerniere sono tutte molto grandi, guardate che bella cernierona che è, grandi e veloci. E poi soprattutto vi faccio notare adesso un particolare, che è questo qua, questo semplice passante permette di chiudere la cerniera, farla passare dentro al passante in questa maniera, ecco fatto, in modo tale che casca qua, e se un ladro volesse, mentre voi non guardate, magari ce l'avete al collo, comunque l'avete non so, lasciata per terra di fianco a voi, volesse provare ad aprire, non riuscirà ad aprire, ma dovrà, insomma, sforzarsi di reinfilare dentro e fare questo passaggio qua, che insomma farlo di nascosto non è esattamente la cosa più semplice del mondo, per cui se vi ricordate ogni volta che la chiudete e sapete che la lasciate in giro di fare questa cosa qua, molto meglio contro i ladri. E bella idea di PackSafe. Poi ha due borse laterali per eventuali borracce o bottigliette o quello che vi pare. Adesso vi mostro anche questa che è di Xiaomi, molto interessante. Ne ha una anche dalla parte opposta. Nella prima versione uscita anni fa, qui c'era un tirante con un elastico. L'hanno sostituito con semplicemente due bottoni. Secondo me ha fatto benissimo, perché insomma, se può costare meno, tanto la
alla fine il risultato è praticamente lo stesso. Qui c'è comunque un elastico che fa espandere o meno la tasca laterale. Quando non la utilizzate, semplicemente riattaccate i bottoni e fine della storia. Qui c'è una tasca laterale dalla quale esce la tracolla, ma lo faccio dopo, e nella quale si può nascondere la tracolla in tutta questa parte qua. Sul retro c'è il comodissimo e da me tanto amato passante per trolley. Anche questo era fatto diversamente. Nella prima versione di questa borsa c'era una tasca intera qui con una cerniera sotto, quindi si poteva utilizzare sia come tasca che come passante per trolley. E qui c'è questo meccanismo di lock unlock che adesso andiamo a vedere. Tolgo la borraccia così vi faccio vedere meglio questa parte qua. Allora, come vedete, le due cerniere si attaccano magneticamente, quindi bel cernierone veloce come piace a me, che si chiude velocemente e al volo proprio. Altra cosa che è bene fare è attaccarle in questa maniera. Ci sono, vedete qui, calamita, e ce n'è una anche dalla parte opposta, la vedete bene, e se le attaccate insieme, insomma, sarà più difficile per un ladro provare ad aprirla al volo. Non c'è modo così di aprirla al volo. È chiaramente solamente attaccata magneticamente. Qui si può mettere un lucchetto se serve, ce l'ho internamente, quindi se si vuole lasciare la borsa chiusa basterà mettere un lucchetto qui. La cerniera è di quelle anti intrusione, quindi per intenderci non basta una Birobic per aprirla, cosa che invece succede in certe cerniere. Queste è studiata appositamente per essere anti-intrusione, non c'è modo di aprirla con insomma forzandola. Se volete una sicurezza in più, si possono portare le cerniere qui lateralmente. Qui si fa unlock, si tira giù e poi si possono infilare semplicemente le cerniere dentro e richiudere. Click. In questa maniera c'è una sicurezza ulteriore, perché il ladro dovrà veramente mettersi lì, smacchinare, andare ad aprire, tirare giù, andare a sfilare, staccare i magneti e poi finalmente aprire la borsa, come ci impiegherà molto tempo per intendersi. Se invece volete semplicemente la sicurezza massima, mettete un lucchetto e fine della storia. Però questi semplici meccanismi sono molto utili, perché appunto ritardano eventuali ladri in maniera molto molto significativa. Questo meccanismo qui, lock and lock, insomma molto particolare, serve anche ad attaccare la tracolla, che come vi dicevo è nascosta in questa parte della borsa. Si apre semplicemente, si può tirare fuori, ha uno spallaccio imbottito molto comodo e, come vi dicevo prima, non si vede ma dovete fidarvi di me, nella parte superiore e inferiore ha due cavi di acciaio che si sentono molto bene con le dita, due cavi di acciaio, dicevo, che servono appunto a dare ulteriore sicurezza a questa tracolla, che è ovviamente completamente regolabile, e ha sul fondo un gancio di acciaio che va a collegarsi semplicemente allo stesso meccanismo di sicurezza che vi dicevo prima, che poi si può chiudere e fare lock, insomma essere sicuri che non uscirà dal suo alloggio. La borsa è bella grande, come vedete, facilmente accessibile come tutte le borse, come vi spiegavo prima. Sul lato ha due tasche principali: la prima per il portatile, bella imbottita fino a 15 pollici, e la seconda qui per un tablet o per un blocco note, sì, lo uso per entrambi. Sulla faccia opposta invece c'è una cerniera in alto che dà accesso a una tasca davvero molto grande, e ha anche un attacco per delle chiavi, volendo, per non perderle. E poi qui, sempre su questo lato della borsa, vediamo due portapenne, una tasca generica, una tasca un po' più grande, una tasca di qua un po' più grande con lo strap, e anche RFID safe, come vedete. Questa è quella dove tengo il passaporto e il portafoglio. E poi qui sotto una retina mesh con cerniera e vabbè 5 anni di garanzia, pack safe, ma in generale ci si possono mettere cose che poi si vedono in trasparenza. Il resto è tutto quanto lo scomparto principale della borsa, che è davvero molto grande, grande e molto comodo. Oltre a questo, come vi ho fatto vedere all'inizio, c'è questa cerniera esterna che dà accesso a una tasca bella grande, che può essere comoda perché essendo esterna è di facile accesso. Ok, detto questo, vediamo cosa c'è dentro la mia borsa tech per Gamescom.
Per prima cosa voglio mostrarvi questo thermos di Xiaomi, molto particolare. Ve l'ho già mostrato in un mail time veramente al volo, però ve lo voglio far rivedere perché è proprio bella. Sono un po' in fotta a thermos, ve ne ho mostrate tante. Questa è forse la più bella che vi ho mostrato, sia perché è molto bella esteticamente, almeno secondo me. Anche questo, insomma, loop molto comodo in finta pelle, sì, finta pelle, ma comunque esteticamente molto gradevole. Cioè, sia in nero che in bianco, e ha una feature direi molto particolare. Guardate un po' qui sopra. Se toccate con il dito da sinistra a destra, vedrà la temperatura interna, 27 gradi, vedete. Se continuate verso sinistra c'è la morra cinese, quindi forbice, ok, abbiamo fatto pari. Se faccio ancora forbice, abbiamo fatto pari. Se faccio ancora forbice, lui ha fatto carta, ho vinto io. Vabbè, è una sciocchezza, però molto figo che ci sia il... questo è il tempo di infusione che ho fatto partire prima, adesso vi spiego anche perché. Quindi da sinistra a destra la temperatura interna, da destra verso sinistra il tempo di infusione che si può resettare. Assurdo, no? E non solo, non c'è solamente qui lo schermo con la temperatura e le altre funzionalità, qui si gira e si accede direttamente alla parte dalla quale si può bere, chiaramente con il suo salvagocce, quindi si può bere direttamente da qui oppure versare il liquido in un altro contenitore. Questo chiaramente si svita per essere riempito, e al suo interno ha anche, se vi serve, se dovesse servirvi, anche un infusore che insieme appunto al timer contenuto nel tappo mi sembra perfetto per fare infusioni di diverso tipo. Quindi se mettete qui dentro dell'acqua bollente o comunque molto calda, potete fare una infusione, far partire il timer sul tappo e sapere quando, insomma, togliere sta roba, oppure questo qui semplicemente non lo utilizzate e utilizzate questo come semplicissimo thermos in acciaio, quindi solite, insomma, caratteristiche: tiene il caldo, tiene il freddo, eccetera eccetera. È di Xiaomi e se vi interessa trovate il link in descrizione. Come vi spiegavo nell'introduzione, le borse sono comode perché hanno un'apertura e un accesso enorme al contenuto, per cui è molto facile tirare fuori le cose. Ce l'avete poi, come vi spiegavo, in vita praticamente, cioè di fianco e non dietro sulla schiena, per cui è sempre facilmente accessibile. E insomma, è una comodità non da poco questa. Adesso tiro fuori cose. Qui c'è uno scompartimento RFID safe qui, all'interno del quale tengo il mio portafoglio e il mio passaporto. Vi straconsiglio questo portafoglio di Herschel, veramente fantastico. Sapete che io adoro i portafogli così minimal, con solamente lo spazio per le carte di credito, bancomat o simili, e magari qualcosina per i contanti, come a questo qui. All'interno si possono tenere i contanti, ci stanno, insomma, ci stanno i contanti semplicemente. Gli spicci mi li tengo in tasca quando li ho, e tutte le mie carte di credito e bancomat stanno direttamente qua. Ci sono due tasche da una parte, due tasche dall'altra, ma chiaramente una tasca può essere utilizzata anche per contenere più di una tessera, in questo caso addirittura tre, anzi quattro tessere, per cui insomma è veramente molto molto figo questo di Herschel. Adesso non ricordo il nome, comunque ve lo linko in descrizione se siete interessati. C'è di mille fantasie diverse, questo qui è nero ma c'è di tutti i colori proprio. Se cercate un portafoglio così minimal, solamente per tessere, tra l'altro schermato anche questo RFID per evitare di farvi clonare i bancomat e le carte di credito, trovate il link in descrizione. Oltre a questo c'è sempre il mio passaporto, questo è un portapassaporto di Star Wars. Sinceramente non so, l'ho comprato in Giappone, non so se c'è anche su Amazon, magari dopo ci guardo, nel caso ve lo linko in descrizione, è molto carino. E dentro c'è semplicemente il mio passaporto e un Franklin per i doganieri. No, sto scherzando, tengo qui i dollari in attesa di tornare la prossima volta negli Stati Uniti. Poi vediamo un po' cos'altro c'è. La mia fidatissima Canon G7X Mark II, sto aspettando la Mark III. Canon, fai qualcosa, ce l'ho da due anni questa camera, ma è ancora la mia preferita come rapporto qualità prezzo, proprio non c'è paragone. Il suo competitor diretto, probabilmente l'avete sentito nominare, è la RX100 di Sony, famosissima ma anche costosissima. Questa costa praticamente un terzo, la metà, e fa fondamentalmente le stesse cose, soprattutto se non vi interessa il 4K. Fa un ottimo 1080, è stabilizzata a 5 assi, perfetta, fa delle riprese incredibili, super stabilizzate, che sembrano veramente uscire dal cavalletto, invece insomma le avete fatte semplicemente a mano libera. Tutte le mie riprese in giro quando sono in trasferta sono fatte con questa Canon. Se avete visto il mio speciale shopping a Los Angeles, per esempio,
proprio stato girata completamente dentro i negozi con questa piccola camera, anche perché se mi portassi la reflex, insomma, i negozi non mi farebbero mai girare i video che ho girato. E in generale questa è più comoda perché è più piccola e più leggera, chiaramente si può tenere in borsa tranquillamente, si può comunque collegare a un treppiede, adesso lo vedremo, un Gorillapod in particolare che utilizzo per stabilizzarla ancora di più. Qui sopra lì si può attaccare un filtro antivento che ho da qualche parte e insomma lo schermo si può rigirare, eccetera eccetera eccetera. È veramente il super top, ne ho già parlato tante volte. Canon G7X Mark II, se volete una compatta premium, questa per me è la migliore sul mercato come rapporto qualità prezzo. Attaccata alla Canon c'è questa striscia da polso di Peak Design che si può staccare con il solito meccanismo super veloce di Peak Design, che rivedremo anche nell'altra camera che mi porto, ed è davvero molto molto comodo, soprattutto per queste camere piccole. Questo qui da polso è l'ideale, e il fatto che si possa intercambiare è veramente una figata. Vedrete come si possa mettere per esempio anche alla Fuji che mi porterò. Poi pesco cose a caso, ecco qui è saltato fuori il lucchetto di cui vi parlavo prima, ve l'ho già mostrato anche prima del viaggio di Los Angeles, di Stanley. È semplicemente un lucchetto con combinazione compatibile TSA, quindi assolutamente ha la chiave TSA per fare aprire la borsa negli aeroporti se serve. È più comodo perché basta ricordarsi un numero invece che portarsi in giro una chiave e magari perderla, quindi è assolutamente la cosa migliore, e insomma è quello che preferisco, anche perché ha questo loop in acciaio che si può infilare un po' ovunque. È chiaro che non è il massimo della sicurezza, che con delle tronchesi si può tagliare, questo è ovvio ragazzi, però a me interessa insomma ritardare i ladri, non lasciare la borsa per una settimana abbandonata per magari insomma 10 minuti e essere sicuro che con questo nessuno sia entrato dentro. C'è ovviamente all'interno anche una tasca dedicata ai portatili, contiene portatili fino a 15 pollici, per me è un overkill perché ci metto dentro un 11 pollici, questo MacBook Air del 2011 che avrebbe veramente bisogno di un aggiornamento, ma a cui sono ancora molto legato e che insomma per le funzionalità base, scrivere, navigare eccetera, leggere la posta, è ancora perfetto. Purtroppo la batteria è abbastanza fradicia, cioè dopo 7-8 anni insomma è abbastanza normale, spero che in autunno i rumors siano corretti e arrivi un bel l'aggiornamento ai MacBook Air, di poter aggiornare il mio Air 11, anche se insomma ci sono proprio affezionato, è tanti anni che me lo porto dietro. 11 pollici, super leggero, super piccolo, super trasportabile, perfetto veramente. Poi un blocco inevitabile, questo è il mio blocco degli ultimi mesi, adesso non sto a farvi vedere dentro cosa c'è, ci sono vari appunti. Mi piace ancora insomma prendere appunti a mano durante press tour eccetera, mi piace ancora scrivere le cose, non perché sia più comodo o per altro, semplicemente perché se ho scritto qualcosa è più facile che poi me la ricordi, è una cosa credo che sia abbastanza comune per tutti, è una cosa che facevo anche quando ancora studiavo, insomma se prendevo appunti poi me lo ricordavo, se invece non prendevo appunti scrivendo, quindi facendo lo sforzo di scrivere a mano, era molto difficile per me poi ricordarmi le cose, e insomma e questo è il motivo per cui ancora prendo appunti scrivendo, perlomeno le cose principali le scrivo e poi magari le riporto in digitale con degli appunti più approfonditi dopo l'incontro, però durante l'incontro mi piace scrivere a mano su un blocco. Poi comincio a tirare fuori un po' di contenitore, sapete che vi consiglio sempre e sono assolutamente maniaco di diversi contenitori e astucci perché riescono a organizzare per bene le cose dentro una borsa o dentro uno zaino, poco cambia, e sono facilmente riconoscibili, magari colorati come questo giallo, so che questo giallo è quello che contiene tutto il mio kit per fare le live su Facebook, quindi un piccolo wide da attaccare al cellulare, un adattatore per lightning a jack a audio, chiaramente uno sdoppiatore in questo caso per poter collegare ben due microfoni per fare interviste o per fare dirette in due persone, e insomma questo è tutto quello che serve fondamentalmente di base. E poi qua da questa parte ci sono un po' di adesivi di Lega Nerd che mai non fanno, e anche un semplicissimo lettore di schede SD perché il mio vecchio MacBook Air 11 pollici purtroppo non ce l'ha integrato.
un inseparabile e utilissimo power bank. Ne ho diversi, in realtà in borsa ne porto uno, ma ne ho anche un altro dentro al trolley. Sono per me indispensabili durante la giornata, magari devo ricaricare l'iPhone, oppure devo ricaricare la camera, oppure devo ricaricare altre cose. Insomma, il power bank è inutile che ve lo dica, è veramente fondamentale. E l'altro consiglio che vi do è di procurarvi questi cavi corti, che sono comodissimi utilizzati insieme ai power bank, perché insomma chiaramente occupano meno spazio, non si ingrovigliano dentro la borsa, non fanno casino, semplicemente vi danno accesso diretto, insomma, a quello che serve, e cioè l'energia. E poi questo è un semplicissimo porta biglietti da visita, in questo caso biglietti da visita di Lega Nerd, chiaramente. Mi porto anche un mouse, non è il Mighty Mouse di Apple, è il designer mouse di Microsoft, che va benone, è Bluetooth, consuma pochissime batterie, ha la rotella, cosa che mi piace molto, tasto sinistro, tasto destro, semplicissimo, bello anche esteticamente, sottilissimo. E per me va benone, non utilizzo praticamente mai il mouse, però capita che magari devo fare un montaggio o utilizzare il computer in maniera, insomma, un po' più hardcore, diciamo. In quel caso collegare il mouse è veramente una salvezza, per cui mi porto dietro anche questo, che veramente pesa nulla, proprio niente, peserà 10 grammi, non ho idea, sembra di non averlo in mano, sembra vuoto, e costa poco e funziona molto bene, designer mouse di Microsoft. Poi passiamo agli astucci. Come vi dicevo, sono ossessionato ormai dagli astucci. Questo, tra l'altro, vi faccio notare la finestra, che ha la stessa fantasia, essendo della stessa marca, la stessa fantasia del portafoglio. Comunque è molto bello, è molto comodo, ha questo che è comodissimo, perché soprattutto per gli zaini, quando si infila dentro lo zaino è molto più semplice estrarlo con questa maniglia, no? E ha un bel cernierone comodo, con anche il suo finale qui in pelle, è sempre di Herschel. E all'interno abbiamo l'alimentatore per il Mac, fondamentale ovviamente, soprattutto dopo quello che vi ho detto riguardo la batteria, un caricatore con 4 port USB, comodissimo in albergo, per esempio, da attaccare, classico, comodino, primo giorno, tac, metti qui i cavi, adesso vi faccio vedere anche dove tengo i cavi, solitamente questo lo lascio poi in albergo, non me lo porto dietro. Poi abbiamo un adattatore da Lightning a jack audio, ma che dà anche un altro accesso Lightning, quindi questo è molto comodo insieme al kit che vi ho mostrato prima per le live, perché vi permette di ricaricare l'iPhone anche quando c'è attaccata un paio di cuffie o, nel mio caso, dei microfoni. Una cosa particolare, ma molto utile per me. Un adattatore Ethernet per il MacBook Air, che può servire in fiera, soprattutto nelle aree stampa di un certo tipo. Un adattatore per il trasformatore del Mac, per poterlo utilizzare anche in America, in Cina o in Giappone. In questo caso qua in Germania non serve, però insomma rimane lì dentro, non mi cambia la vita portarmelo dietro. Questo è veramente molto comodo, perché si può semplicemente estrarre quello europeo e montare questo qua, che vi dà proprio accesso alla classica presa americana, cinese e giapponese, non è poco. Poi c'è questo che è veramente molto particolare, questo vi dà modo di avere un lettore SD esteso e mini SD, come si chiamano, micro SD, e, oltre che una porta USB per delle chiavette eventualmente, per trasferire i file, nel mio caso le foto e i video fatti, direttamente dentro all'iPhone o, nel mio caso, all'iPad, per fare un backup al volo mentre siete in giro, cosa molto molto figa. Cioè praticamente voi fate le foto e poi potete scaricarvele direttamente dentro all'iPad, nel mio caso, ma volendo anche dentro l'iPhone, per fare editing al volo e correggere, riguardarle. È veramente molto molto comoda questa cosa. E poi per finire ci sono anche due batterie per la Canon, che insomma male non fanno, sono due batterie compatibili. E le tengo qui dentro, sono sempre cariche e insomma mi danno autonomia in più per la Canon. Poi vabbè, vi faccio vedere anche l'iPad. Vi ho appena detto per cosa lo uso, soprattutto fondamentalmente l'iPad lo uso per due cose principali. La prima è entertainment, ci scarico puntate di Netflix, fondamentalmente da quando finalmente funziona anche offline Netflix. Insomma, è veramente super figo su tablet, è il top, soprattutto per viaggi lunghi. In questo caso non sarà un viaggio lungo, perché insomma ci vuole pochissimo andare in Germania, però fatto sta che solitamente l'uso che ne faccio è questo. E poi l'altro uso che vi dicevo
dicevo, è trasferire dentro con questo adattatore le foto e fare il primo editing qui per i social, eccetera. Avere uno schermo così grande è davvero molto comodo. La stessa cosa chiaramente la posso fare anche direttamente dentro all'iPhone, se non ho dietro il tablet dentro alla borsa. Altra cosa utilissima, Apple AirPods, una veramente, non mi stancherò mai di dirlo, una dei migliori prodotti Apple degli ultimi anni, fantastiche, comode, si sente benissimo, si accoppiano direttamente a tutti quanti i vostri device, per cui posso passarli, switcharli al volo on the flight senza fare nulla di particolare, se non proprio tappare via software da un device all'altro, quindi dall'iPad al MacBook Air, al mio iPhone, all'Apple TV, al mio iMac, insomma veramente se avete tanti device Apple, AirPods indispensabili, me le porto sempre dietro dentro la loro custodia, soprattutto in viaggio, sono veramente fantastiche. Poi sempre dalla borsa estraggo, questa luce ve l'ho mostrata in una degli ultimi mail time e l'ho presa per esperimento, si è rivelato davvero una figata, funziona con normalissime batterie stilo, purtroppo non ricaricabili ma costa davvero poco, 15 euro, ed è una luce molto comoda in viaggio perché è piccolissima, volendo se ne possono attaccare più di una, qui ha il classico hot show da camera, ma ha anche la vite da treppiede, poi vedete che questo volendo si può attaccare ai lati di questa luce per montarne di più, no? Ne ho comprato una seconda ma non mi è ancora arrivata purtroppo, ma me ne basta una in Germania, serve a illuminare un minimo la scena, è comunque regolabile con un comodo potenziometro, quindi fa anche molta luce volendo, chiaramente a una distanza breve per cui non aspettatevi di illuminare il soggetto a 5 metri, però fatto sta che averla dietro è molto comodo ed è così piccola e leggera che nella borsa ci va per forza. Poi continuo a estrarre cose, anche questo è un ultimo acquisto, è un piccolo astuccio di Rick and Morty, piccolo Rick in questo caso, e io lo utilizzo come portacavi di diverso tipo, non so tirarli fuori, ci sono 4 cavi, 2 Lightning, 1 micro USB e 1 Type-C, e quindi vado a coprire un po' tutto quanto quello che mi serve. Guardate quanto è bello questo astuccio, se vi interessa anche di questo link in descrizione, fantastico. Poi ho un altro piccolo astuccio in cui tengo penne e altre cose meno importanti, penne, matite e anche un paio di cuffie classiche che solitamente utilizzo con l'iPad. Queste sono le cuffie di un vecchissimo Lumia 1020, vi ricordate il 1020? Ce l'avevo giallo e le cuffie erano gialle, bellissime queste cuffie con Nokia, non sono di alta qualità assolutamente, ma da allora mi sono rimaste perché mi piacciono tantissimo. L'astuccio è di Rough Enough, mi piace perché è molto piccolo, sottile, occupa poco spazio, ma ci stanno comunque tante cose particolari e nell'ottica di sono ossessionato da gli astucci, ci rientra perfettamente e ve lo consiglio, Rough Enough. Poi sempre dalla borsa tiro fuori il mio comodissimo e amatissimo Gorillapod, questo è quello tra quelli più piccoli in commercio, perfetto per il mio uso, ha comunque una comoda bolla qui vedete, ha questo che gli si può togliere chiaramente e si può attaccare nel mio caso alla Canon, ve lo faccio vedere, ecco qua, di solito lascio anche questo ma adesso lo tolgo perché mi dà fastidio, così vedete meglio di cosa parliamo di un Gorillapod, ecco qua, che si può utilizzare insieme alla camera sia per posizionarla in giro, adesso lo tengo basso perché così sta dentro l'inquadratura, comunque avete capito, sia per volendo tenerlo in mano e diciamo controbilanciare ulteriormente la camera in modo tale da fare riprese ancora più stabili. Altra cosa comodissima, soprattutto per me che ho un portatile con un hard disk interno molto piccolo, è questo SSD esterno USB 3 di SanDisk, si chiama SanDisk Stream 500, non è un modello recentissimo ma è ancora perfetto, questo è il modello da 250 giga e vi offre storage esterno in dimensioni microscopiche, rompe più il cavo che il device in sé, che sarebbe bello poter portare in giro solamente così, ma senza cavo ve ne fate poco, comunque è piccolissimo, vedete 250 giga USB 3 iperveloci perché parliamo di un SSD, comodissimo insieme al portatile ovviamente per fare backup o per trasferire cose o per salvarle, visto che internamente purtroppo ho pochissimo spazio. E poi ultimo ma non ultimo, anche questo ve l'ho mostrato in una puntata recente di Mailtime, cos'è? Serve per portarsi in giro
l'Apple Watch, quindi si può mettere qui dentro direttamente l'Apple Watch, adesso vi faccio vedere anche come. Potete quindi mettere direttamente l'Apple Watch qui dentro, cosa molto comoda per trasportarlo o ricaricarlo in mobilità, perché una volta messo lì, se attaccate il cavo chiaramente si ricaricherà anche, tac, mettete qui dentro, chiudete, portate via, altrimenti altra figata, e uso che ne faccio anche a casa oltre che in giro, si può estrarre questo e diventa, una volta collegato, caricherà anche l'Apple Watch, quindi questo lo potete lasciare direttamente sul comodino, cosa che faccio, e durante la notte quando rientrate non fate altro che semplicemente appoggiare l'Apple Watch qui e lui passa in modalità ricarica e se bussate anche vi dice l'ora durante la notte. Ultima cosa che voglio farvi vedere, anche la mia Fuji, che vi ho già mostrato tante volte ma che vi faccio rivedere molto volentieri, vi ridico che la tengo dentro questo, questa custodia di USA Gear, comodissima secondo me, così bella imbottita, perfetta nelle dimensioni, e qui dietro ha una cerniera con diversi accessori, una batteria aggiuntiva, una scheda SD, la scheda dello scemo lo chiamo, cioè per quando vi scordate di mettere l'SD dentro alla camera ce ne deve essere sempre uno qui dentro la taschina, in modo tale che ci sia un buon backup, e anche un adattatore per il jack audio che ha incluso per il microfono, che è da 2,5 invece che da 3,5, quindi tengo tutto qui dentro in questa taschina comodissima. Poi questa si apre e vi dà accesso direttamente alla camera. È la Fuji XT20 con il suo 1855 284, camera fantastica di cui vi ho parlato veramente tantissimo in un video dedicato, in questo caso ho montato anche il suo grip opzionale, anche il tasto di scatto rosso, insomma gliel'ho montato io, una camera davvero strepitosa che io utilizzo soprattutto per fare foto, visto che i video, come vi dicevo, più che altro li faccio in giro con la Canon, ma in questo caso veramente fa la differenza avere un'ottima macchina fotografica con sé. Ho anche altre lenti, però per la classica trasferta questo 18-55 è abbastanza grande come dimensioni, ma è uno zoom talmente versatile, talmente buono, che non riesco a non portarmelo dietro. Attaccata vediamo anche sempre il sistema di Peak Design, che in questo caso è collegato a una intera tracolla, anche se sottile, fantastica anche questa, che si può togliere completamente come vi dicevo prima, quindi volendo a questa camera qui posso attaccare quella mini fascia da polso che ho collegato prima alla Canon. Ok, facciamo un riassunto finale. Allora, abbiamo parlato della PackSafe InstaSafe Z400, la borsa veramente fantastica secondo me, spero veramente che anche sul campo si riveli ottima come mi è sembrata in questa settimana di uso qui, insomma tra casa e ufficio. Vi ho poi mostrato il thermos di Xiaomi con lo schermo che vi mostra la temperatura interna, il tempo di infusione e anche la morra cinese, fantastica. Poi parto da qua, abbiamo due tracolle di Peak Design intercambiabili con questo sistema comodissimo, e posso cambiarle tra la mia XT20 di Fujifilm e la mia G7X di Canon, molto comoda questa cosa. Il mio disco esterno di SanDisk SSD velocissimo, piccolo e leggero. L'iPad di Apple comodissimo per fare editing in giro o guardare entertainment mentre si è in volo o in viaggio semplicemente. L'astuccio di Rick e Morty perfetto per i cavi, la luce super comoda per illuminare la scena in casi particolari, il lucchetto di Stanley comodissimo per chiudere la borsa, il porta passaporto, il portafoglio di Herschel super minimal, le AirPods di Apple, l'adattatore per schede SD, micro SD e chiavetto USB per trasferire le foto dalla camera all'iPad, l'adattatore Ether, l'adattatore di jack cuffie, il trasformatore del MacBook Air, il MacBook Air stesso, il caricatore 4 porte comodissimo in camera, il set da live, il power bank, il blocco per gli appunti, il GorillaPod fantastico, l'astuccio pieno di altre cose, e il mouse di Microsoft, il porta biglietti da visita, e dovrei aver detto praticamente tutto. Questo è tutto quello che mi porterò in giro per Colonia dentro questa bella borsa. Spero che il video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto fate un dislike, ma se invece vi è piaciuto fate un like, mi raccomando, fatelo conoscere ai vostri amici con un bello share, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto, e noi non dovessimo più rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi!